Buongiorno a tutti. Siamo sempre dentro lo zuccherificio di Sermide, ma qui invece siamo in un luogo molto particolare, avvolta nella foresta retrostante ai capannoni. C'è la villa dei direttori dello zuccherificio. La villa è stata realizzata su progetto dell'architetto mantovano Renzo Zavanella. È architettura razionalista, è stata fatta tra il 31 e il 39 per ospitare le due famiglie dei direttori del grande zuccherificio della famiglia genovese Schiaffino. Adesso proviamo a visitarla. Scusatemi la tosse, purtroppo anche questo edificio versa in condizioni disperate, purtroppo. All'esterno è classica architettura razionalista, purtroppo all'interno è molto mal ridotto e all'esterno non è facile inquadrarlo perché ci ho messo 10 minuti per arrivarci, è avvolto letteralmente nella foresta. Una cosa mostruosa. Qui c'è l'ingresso sul retro. Qui siamo tornati all'ingresso principale. Eccoci qua, questo è l'ingresso principale, ovviamente non è quello da dove siamo entrati noi, bellissime scale in marmo, molto bella questa costruzione, nonostante sia semidistrutta, conserva ancora, vedete, classiche linee di quel periodo in cui si costruiva così. Ci sono molti armadi a muro, come potete vedere, tutti semidistrutti ovviamente perché l'umidità li ha veramente rovinati. Purtroppo questo è un altro posto che fra 5, 10, 15 anni non esisterà più. Chi volete che lo restauri? Ho chiesto informazioni qui davanti a dei lavoratori che stavano lavorando sulle strade. Non sapevano neanche esistesse una villa qui dentro. Ma questo non è per parlare male della gente. Il problema è che non si pubblicizzano tante cose belle che ci sono, anzi si lasciano proprio andare in malora come queste. Allora proviamo ad andare su, poi arrivati su avremo finito. Oh ragazzi, la terrazza meravigliosa, meravigliosa, guardate, ditemi che non è bella. Ecco, è iniziato anche a piovere. Guardate cosa c'è intorno. Spero che non crolli tutto. Guardate cosa c'è intorno. Una foresta. Qui forse c'erano delle cisterne di acqua. Probabile. Vabbè. Insomma. E anche da questo luogo abbandonato dell'architettura razionalista. Siamo a Sermide, io vi saluto, mi piange il cuore a lasciare un posto così, mi piange letteralmente il cuore a vederlo ridotto così e sapere che se ci dovessi tornare fra 5 o 10 anni probabilmente sarebbe o crollato o demolito, ma non c'erano neanche i soldi per demolire, quindi probabilmente sarebbe crollato e basta.
niente, che miseria, niente. Dalla villa dei direttori dello zuccherificio di Sermide è tutto. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.